In un momento così drammatico per la popolazione giapponese è inevitabile interrogarsi sull'impatto che potrebbero avere le radiazioni innanzitutto sulla popolazione colpita, ma anche eventualmente sul nostro paese. Ne parliamo col Ministro della Salute, professor Fazio, intervenuto al Congresso Nazionale di Medicina Nucleare in corso a Rimini. Signor Ministro, in riferimento ai fatti che stanno succedendo in Giappone, di cui abbiamo per adesso solo parziali informazioni, però cosa potrebbe fare l'Italia per aiutare la popolazione giapponese colpita dalle radiazioni? Ma anzitutto è stato mandato una spedizione della protezione civile, proprio degli specialisti di grandi eventi come terremoti. Noi ne abbiamo avuti parecchi in Italia, la nostra protezione civile ha una grandissima competenza a riguardo. E questo stanno lavorando in loco. Per quanto attiene invece all'aspetto più propriamente sanitario, abbiamo identificato in oltre 10 regioni una rete di oltre 20 ospedali, la quali sono pronti, come si è visto in questi giorni, proprio ieri, a esaminare dei pazienti che vengono da quelle zone. Abbiamo rilevato la presenza di tracce di iodo 131 in alcune urine, ma però in misura molto, molto modesta, che non crea nessun tipo di problema per la salute e non va come esposizione al di sopra di quelli che sono i valori massimi consentiti per la popolazione normale, ma anche nel caso improbabile peraltro che ci debbano poi verificare dei problemi di trapianto di midollo o di ricovero per lesioni acute da radiazioni, la disponibilità a questo tipo di ricoveri, di assistenza. Ecco, signor Ministro, lo stato attuale delle conoscenze, quali sono i pericoli per il nostro paese? Molto vicini allo zero, perché per due motivi fondamentalmente: la distanza, che sono quasi 20.000, perché siamo alle antipodi, quindi 20.000 chilometri, e il fatto che la nube radioattiva o le nubi radioattive che evolvono, che sono dovute fondamentalmente ad acqua che va a impattare sui nuclei caldi e quindi a vapore acqueo, sono poche decine di metri e non 2-3 chilometri come nel caso di Chernobyl. Quindi le possibilità che arrivi qui, c'è un effetto di diluizione tale per cui le possibilità sono praticamente zero che arrivino qui delle problematiche. Quindi possiamo lanciare un messaggio di tranquillità alla popolazione? Ma il Ministero sì, lo possiamo assolutamente fare. Sì.